Corro subito, vado in cucina. Eccomi, eccomi. Bentornata, ciao Micaela. Grazie, come stai? Ben trovato. Che piacere fare il tutorial con te, anche se mi spiace per Bianca. Però ci sta guardando, Bianca, vigila su tutto, quindi dobbiamo far bella figura, mi raccomando. Allora, so che con te scopriremo i segreti della cucina romana, che è una cucina che io personalmente adoro. Quale ricetta hai scelto di preparare quest'oggi per noi? Oggi ho scelto un'altra ricetta romana, che adesso vi presenterò, che è perfetta per questo periodo primaverile ed è molto golosa. Allora, non vedo l'ora, alzo la cloche, questa è la cosa che preferisco fare in cucina. Olè! Allora, un attimo. No, adoro, però un attimo, ma c'è un cartoccio, che faccio? Lo devo tipo caramella? Aprilo bene, così vediamo l'interno. Allora, partiamo subito con le figuracce. Un laccetto sarà chiuso ovviamente benissimo, che ci vorrà adesso un'ora. Prova anche da sopra. Allora, anche l'altro. Ovviamente l'hanno chiuso, che manco i miei lacci. Puoi provare con le forbici. Ok, via, via, apriamo. Ecco. Oh, eccolo! È un pollo! Questa allora è proprio la mia versione del pollo alla cacciatora, quindi abbiamo pomodorini, rosmarino e delle chips di pelle di pollo che poi vi insegnerò a fare. No, vabbè, io adoro queste chips di pelle di pollo, comunque andiamo con ordine, ricordatevi che qui ha detto fatto, non si butta via nulla, neanche del pollo, della pelle di apollo, di apelle fatta tutto il giorno, mi hanno scritto queste battute che mi confondevo, tu lo sai la filastrocca? Sì. Com'è? A pelle figlio di apollo fece una palla di pelle di pollo. Brava, no, io non la so, sono tremendo. Comunque, vediamo subito gli ingredienti che ci servono per questa ricetta. Allora, 4 cosce di pollo, 10 pomodorini ciliegini, 8 olive di gaeta, 2 rametti di rosmarino, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 spicchio di aglio fresco, mezzo bicchiere di aceto di vino bianco e olio di arachidi per friggere, quanto basta. Allora, noi ci igienizziamo subito le mani per rispettare insomma le norme vigenti, così siamo tranquilli, eccolo qui il gel e possiamo partire con la nostra ricetta. Da cosa iniziamo, Micaela? Allora, iniziamo subito dal sughetto, quindi i pomodorini, andremo a tagliarli in 4, anzi prima ancora vi faccio vedere come utilizzare l'aglio. Mi piace soltanto tagliarlo a metà, sfregarlo sul fondo della padella con un goccio d'olio. E poi iniziamo a tagliare in 4 i nostri pomodorini. Così facendo dopo possiamo toglierlo e lasceremo soltanto il profumo, quindi non sarà forte e persistente. Ah, questo serve per l'aguaccio che mi dice sempre che uso troppo aglio e cipolla. Così è contenta. Prendi appunti, Bianca. Ma io ti seguo, lo vedo che cucini, vedo tutte le tue storie. Infatti dopo spero anche di aiutarti, perché tutti sono convinti per colpa di Bianca. Io vado al ristorante sotto casa, che adesso è anche chiuso, e che io ordini le cose e poi ve le mostro. Ma oggi spero di poterti aiutare per dimostrare che non è vero. Senti, ho visto prima che tu sfumi, perché c'è un ingrediente, no? Che è l'aceto di vino bianco. Ma io pensavo che invece il pollo, cioè me l'hanno sempre insegnato, io tengo i bricchettini in casa, che si sfumasse con il vino bianco, non con l'aceto. In realtà bisogna dire che la ricetta tradizionale prevede proprio l'aceto e che è quello che va a insaporire, a esaltare le carni e anche il sughetto con i pomodorini. Quindi è proprio il segreto vero. Quindi attenzione, questo è il primo consiglio dello chef di oggi. Per esaltare il sapore del condimento sfumate non con il vino bianco ma con l'aceto di vino bianco. Io non ce l'ho neanche in casa, non lo sapevo, ho sbagliato, mea culpa. Questo è il primo segreto. Tra l'altro, Jonathan, devi sapere che una cosa che dico sempre di fare è di andare a posizionarlo nella parte, diciamo, un pochino laterale della padella per far sì che l'alcol evapori e rimanga soltanto la parte profumosa. No, ma questa è un'altra chicca pazzesca. Io adoro quando ci raccontano queste cose perché, onestamente, non facendo lo chef, non lo sapevo. Quindi tu sposti a lato i pomodorini, esatto, e lo ficchi di là. Molto appena bene. Appena dealcolizzato rimetto tutto a fare e lascio che i pomodorini si appassino. Bene, allora continuiamo ancora con la ricetta. Qual è il prossimo passaggio? Il prossimo passaggio è tagliare le olive, che ora io dico sempre, se le tagliamo in 4 invece che a rotelle, così non sembrano quelle già comprate del supermercato che fa molto, le ho prese già così. Ecco, quindi fate questo lavoro e le teniamo da parte perché
Vorrei che facessero solo una cottura in forno nel cartoccio, quindi le teniamo e una volta che il sughetto è pronto le andiamo ad aggiungere al nostro cartoccio. Va bene, allora senti, io ho promesso che mi offrivo per aiutarti, oggi sono molto propositivo, nonostante il mio abito grigio chiaro, ci dovrebbe essere un grembiule. In cosa posso aiutarti, cara Micaela? Allora, direi di iniziare proprio a togliere la pelle del pollo. Quindi... Come togliere la pelle? Non si toglie da sola? Eh no, dobbiamo fare... Devo togliere io. No, nel senso, pensavo che si sfilasse così, invece c'è un procedimento. Allora, cosa devo fare? Allora... Prendi la tua coscetta. Così proprio, Bud Spencer style. Esatto. Okay. Un coltellino vicino. Prima fai passare bene il dito sotto. Fammi fare bella figura, okay. Sennò poi Bianca tipo dice tasca. Che le cose le compri e non... Okay. Mamma che impressione. Okay. Riesci ad arrivare fino a giù? Sì, sì, riesco. Dai, un po' di violenza. Ok. Sì. Infili okay. il coltellino nella fine, vedi, nella parte finale. Ok. Così. Tagli. Ah, ok. Un taglietto. Dai, dai, aspettate, Gianna, dai. Ci manca solo che mi taglio in diretta. Allora, ma io non posso sfilarla così di qua. No, no, allora vedi, qua ragione Bianca. Ok. Esatto. Oh. Ragazzi, ma allora... è dura la pelle del pollo, non è così semplice. Ok, l'ho tagliata. L'ho tagliata e adesso continui a fare tutto il taglio fino in fondo? Sì, la devi tagliere, non la devi strappare via tutta. No, no, non la sto strappando, l'ho proprio tagliata. Scusa, guarda, sto tagliando anche i tendinini, le cosine qua. Signore, apprezzate lo sforzo. Allora, tagliamo anche alla base, okay, senza tagliare il mio perfetto. Dito. Perfetto. Ma riesci a finirlo uno fatto bene? Sì, sì, assolutamente. Dai. Sì, scusami. Non mi fai far brutta figura. Guardate che meraviglia il mio pezzo. Va bene, ti promuoviamo. Scusa, dove lo metto io sul tagliere così? Vai. Un'altra. Ok, allora, okay. Su questo, dopo la mia figuraccia, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Ci vediamo subito dopo con Micaela, perché continua la ricetta del nostro pollo alla cacciatora. Fra poco! Vai, vai! Bentornati a Detto Fatto, io sono in cucina con la nostra meravigliosa chef romana, anche molto simpatica, Micaela Di Cola. Stiamo preparando il tuo pollo alla cacciatora. Allora, ricordiamo brevemente gli ingredienti, così insomma li vedete da casa. A che punto della ricetta siamo arrivati? Cosa ci manca? Adesso dobbiamo proprio montare il cartoccio di carta fata. Tagliamo il nostro riquadro, mettiamo le cosce di pollo che abbiamo privato della pelle poco fa. Andiamo ad aggiungere il pomodorino. Ok. Allora, chiuderò il mio cartoccio. Se avete qualcuno in casa che vi aiuta, lo potete chiudere così, vi fate tenere. Oppure, come in questo caso, fate una caramellona, così non avete bisogno di aiuto. Magari chiudilo più facilmente, che ci ho messo un'ora ad aprirlo io, gentilmente. Allora, ricordiamo però per quanto tempo lo inforniamo e a che temperatura. Questo potrà stare a 180 gradi per circa 40 minuti, visto che sono solo due coscette piccine per ogni porzione. Va bene. Allora, adesso vedo che lo stai chiudendo. Allora, mentre il pollo cuoce, scopriamo la cosa che veramente mi incuriosisce tantissimo. Eccolo qua. Cioè, come si preparano le chips con la pelle di pollo, che vi ricordo anch'io ho tolto. Uno è venuto bene, uno un po' meno. Ho contribuito, però apprezzate. Allora, vediamo un po'. Fra l'altro, ti devo raccontare una cosa molto curiosa, che al matrimonio di mio fratello, che si è sposato con una ragazza ungherese, il piatto tra quelli principali è stato proprio le chips di pelle di pollo. Tutti gli ospiti si sono scandalizzati. Sono buone. No, sono buonissime, buonissime, ma non ho mai pensato un giorno di farlo in televisione. Allora, dimmi. Allora, questo è il passaggio fondamentale, perché a tanti la pelle del pollo non piace, la trovano grassa, un po' molliccia, invece così sarà completamente sgrassata e la renderemo croccante e saranno delle chips che una tira l'altra. Quindi non la friggi direttamente? Prima la dobbiamo sgrassare e devi sapere una cosa, tu che ami cucinare, per diventare molto più tecnico, che quando immergi le pelli nell'acqua fanno un rumore particolarissimo in cucina. Che rumore? Senti. Pronto? Sì. Vediamo. La pelle figlio di pollo, fece una pelle di pollo. La pelle figlio di pollo. No, però Micaela, tu non ti devi rendere complice di queste canzoni e di questo atteggiamento. Scusa. Allora, non è il pollo alla cacciatora, è il pollo alla discoteca qui oggi. Allora, un po' di ordine in cucina. Guarda, prova con le due, magari fa lo stesso. Ah, le metto rumore. Anch'io? Allora, però, aspetta che la pinza non ce l'ho. Le prendo così con la punta del coltello. Vediamo le figuracce. Guarda che mi si è accartocciata tutta. Tanto poi nell'acqua si apre. Allora, la posso mettere con la mano? Sì, 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 vai, vai. Vai, spontanei in cucina. Vedi? No, adoro. Allora, signore, anche voi in casa, mettete la pelle
in pentola con l'acqua bollente per sgrassare con la musica a palla. Così siamo belli carichi. Dopo cosa succede? Dopodiché le andiamo ad asciugare bene e le passiamo nell'olio bollente per dargli proprio la parte crunch della nostra ricetta. Ok. Quindi, allora, fate molta attenzione perché può schizzare come il fritto fa. Alziamo un pochino. Aspetta, però adesso ormai prevenire è meglio che curare. Anche la pelle ovviamente nell'olio farà un rumorino. Mi aspetto di tutto. Chi lo sa, proviamo. Proviamo. Sorprese oggi. Vai. La pelle a pollo, una palla di pollo, tutti pesci. Te lo dico. Questi sono gli scherzetti della regia e della Dossena, che è lì, una delle autrici, perché mi sta guardando e mi vogliono mettere in imbarazzo che io non sto mai in cucina. Ma noi porteremo avanti la ricetta con dignità. Quella che stanno friggendo. Vedi come si gonfiano, diventano croccanti. Delle nuvole meravigliose, guardate qua. Adoro, adoro. Ascolta, allora direi che tutto è pronto e non ci resta che impiattare il tuo pollo alla cacciatora. Assolutamente sì. Ok, allora. Vediamo, ecco che prepari tutto. Ok, vado. Il nostro forno delle meraviglie. Brava. Ah, guardalo lì, che bello. Che poi questa carta qua non si scioglie, rimane perfetta in forno. Sì, ma infatti è molto bella da portare in tavola, perché sarà il vostro commensale che sentirà tutti i profumi che sprigiona la ricetta. Allora, ho il terrore adesso di quale musica avrete scelto per l'impiattamento, ma insomma ho fiducia nei nostri tecnici audio, ve lo devo dire. Ecco che hai tolto la pelle di pollo, brava. Allora, impiattamento. La pelle a pollo, una palla di pollo, tutti pesci vennero a galla per vedere quella palla. Quindi il nostro pollo alla cacciatora con rosmarino, pomodorini e pelle di pollo croccante. Che meraviglia il tuo pollo alla cacciatora. Allora grazie Micaela per questa ricetta originale. Abelle, figlio di Apollo a parte, torna a trovarci quando piacere. Vuoi e io sono felice.